si cercava questo sistema di pavimentazione, un prato strutturale, un prato che visivamente fosse un verde continuo, però che funzionasse come un sistema sufficientemente solido per ricevere una circolazione carrabile, per accessi a case unifamiliari, per parcheggi, per sistemi di accesso di sicurezza. Si aveva inventato questo sistema abbastanza conosciuto con questi piastri verticali che si intrecciavano nella costruzione, in questa logica di questo tessuto, e che funzionava abbastanza bene. È stato usato per la prima volta nella Expo del 98 a Lisbona, però che aveva un problema. In certi casi, con la perdita di consistenza e di compacità della terra tra le piastre, le lastre verticali cominciavano con le cariche delle macchine a sbattere una sull'altra, e a un certo punto si spaccava l'angolino della piastra che sbatteva sulla successiva. Allora, cercando di risolvere questo problema, si disegna quest'altro sistema di pavimentazione in cui la lastra diventa curva e disegna un'onda, da cui il nome, che richiama il disegno il famoso disegno del pacchettino di sigarette portoghese SG. Nello sfondo c'era questa onda continua molto molto delicata, molto bella. E dunque, siccome la lastra, invece di essere dritta e curva, si sostiene a se stessa in rispetto alle cariche tangenziali, e dunque si disegna questo sistema di pavimentazione che funziona molto bene e che funziona con tutte le dimensioni già studiate per ricevere un sistema di irrigazione standard, eccetera eccetera. Dopo, chiaro, c'è anche una versione nella quale questo sistema a onde diventa non fatto di pezze separate, però messo insieme come una sorta di grigliato che si riesce a montare con molto più facilità. È molto più facile di fare, la posa è molto più facile, però chiaro, perde la flessibilità a livello anche dei piccoli aggiustamenti topografici, per la ragione per la quale tutti e due i tipi funzionano, secondo me, abbastanza bene nei domini in cui devono essere utilizzati.